la pubblicità da internet e navigare sicuri. Per fare questo basta andare su estensioni. Qui cerchiamo Adblock, questo che vedete. Andiamo su aggiungi, aggiungi estensioni ed il gioco è fatto. Infatti se apriamo qualsiasi pagina di internet, Adblock farà il suo lavoro, bloccando tutte, ma tutte le pubblicità che troviamo. Tutto qui. Avete visto ragazzi, è davvero molto semplice, io ve lo consiglio. E se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, seguitemi sempre per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che posto, commentate se volete e niente, ci vediamo in un prossimo video. Come selezionare un testo lunghissimo velocemente? Vi è mai capitato di dover selezionare un testo molto lungo, ma il procedimento è davvero molto lento? E oggi vi spiegherò come farlo in un modo molto molto veloce e semplice. Seguitemi! Se devi selezionare un testo lunghissimo, magari per copiarlo, solitamente si seleziona il testo e si trascina il cursore del mouse. Ma esiste un altro modo molto molto più veloce. Basta infatti selezionare Ctrl più A. E vedrai che così facendo il testo si selezionerà tutto in automatico. Avete visto ragazzi? È davvero molto molto semplice. Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, commentate se volete e ci vediamo in un prossimo video. Un segreto che Google non vuole farti conoscere. Lo sapevi che quando stai cancellando la cronologia dal tuo dispositivo, in realtà non la stai eliminando definitivamente? Non lo sapevi? Adesso ti spiegherò come fare per eliminarla definitivamente. Quindi, in questo modo, in realtà, come ho detto prima, non la stai davvero eliminando. Ma per eliminarla davvero, come si può fare? È molto semplice. Vai su Google e poi sul tuo account. Da qui vai su Dati e Privacy. Poi su Attività, Web e App. Infine, suggerisci l'attività Web e App. E da qui potrai eliminare la tua vera cronologia. Basta quindi premere sul tasto elimina e poi su dall'inizio. E avete visto ragazzi, è davvero molto semplice. Io quando ho scoperto questa cosa stentavo a crederci perché anche io ero convinta di averle eliminato in modo definitivo la cronologia, ma in realtà non è così. Se ti è piaciuto questo video quindi lascia un bel like e commenta se vuoi commentare e niente, ci vediamo in un prossimo video. Sai in quanto tempo un hacker riuscirà a trovare la tua password? Esatto, esiste un modo per scoprire in quanto tempo un hacker riuscirà a trovare la tua password. Per scoprirlo basta andare su questo sito qua che vi lascio e sul campo di testo che ti compare digita una password che utilizzi. Il sito ti dirà infatti in quanto tempo un hacker riuscirà a trovare la tua password e ti consiglierà i parametri da migliorare per aumentare la sicurezza. Avete visto ragazzi? È davvero molto semplice. Se ti è piaciuto questo video lascia un bel like, se vuoi commenta e niente, ci vediamo in un prossimo video.